E qui ci siamo noi, lo 0,83% dei cittadini del mondo. La modernità che vediamo e viviamo oggi è figlia nostra, è figlia dell'incontro tra Homo sapiens e uomini di Neanderthal, avvenuto nelle regioni italiane nella preistoria. Il mondo guarda l'Italia, perché noi siamo la storia. Nel 753 a.C. nasce Roma, che diventerà il più grande impero mai conosciuto dall'uomo. 1321, Dante termina la scrittura della Divina Commedia. 1489, Leonardo da Vinci disegna il primo prototipo funzionante di elicottero. 1500, Andrea Amati realizza il primo violino. 1512, Michelangelo termina gli affreschi della Cappella Sistina, consegnando al mondo uno dei più grandi capolavori mai realizzati. 1722, Bartolomeo Cristofori inventa e diffonde il pianoforte. 1799, Alessandro Volta inventa il prototipo della batteria moderna. 1853, Eugenio Barsanti e Felice Matteucci progettano il motore a scoppio. 1871, Meucci inventa il telefono, che rivoluzionerà le vite di tutti gli abitanti del mondo. 1894, Guglielmo Marconi inventa la radio. 1965, Olivetti sviluppa la Programma 101, il primo elaboratore personale da cui sono derivati i personal computer. 1971, Federico Faggin inventa il microchip, alla base dell'elettronica moderna. Noi abbiamo scritto pagine di storia che sono diventate parte della vita di tutti gli abitanti del mondo, di tutti quei 7 miliardi e 300 milioni di persone. Senza le nostre invenzioni, senza la nostra arte, senza la nostra capacità di essere creativi, oggi al mondo mancherebbero pezzi fondamentali per essere definito moderno. E gli altri cosa fanno? Guardano, osservano e studiano la meravigliosa originalità del Made in Italy, per poi farla propria e guadagnare sulle nostre idee. Il nostro prosciutto, la nostra mozzarella vengono trasformati oltreoceano in volgari imitazioni per far guadagnare aziende ed industrie straniere. Ma la genialità è nostra. Siamo circondati da mari buoni, ci estendiamo da nord a sud, siamo unici. Unici in questo gigante oceano chiamato mondo. E in questo magico stivale di unicità, grazie a tutte queste situazioni perfette, nascono in Toscana vitigni incredibili e la nostra pasta. In questo 0,5% di terra abbiamo 140 varietà di grano duro, 140 tipologie diverse che ci permettono di avere in tavola prodotti diversi e unici. Siamo piccoli, ricordi? Ma in questo 0,5% ci sono 7.000 specie vegetali commestibili. La piccola Umbria, cuore della nostra Italia, ha più specie di qualsiasi regione europea. In questo 0,5% ci sono 58.000 specie animali, una varietà che nessun altro paese può vantare. Sai come si chiama tutto questo? Bioesistenza condivisa, o biodiversità. La nostra grande bellezza, oltre quella descritta da Sorrentino, è l'esistere condividendo la diversità. Essere piccoli, ma enormemente diversi. La nostra creatività ha tracciato la strada per tutti gli altri paesi del mondo. Il nostro cinema con Fellini, De Sica, Pasolini, la nostra musica con Vivaldi, Verdi, Rossini. Siamo solo lo 0,5%, ma abbiamo il 70% del patrimonio artistico mondiale. Siamo piccoli, minuscoli, ma siamo grandi e dobbiamo ricordarcelo sempre. Quindi, oltre che ringraziare la fortuna di essere nati in quel 20% che ha tutto, ricordati di essere il più fortunato tra i fortunati, perché sei nato in Italia. Rimaniamo uniti.